È 2 mesi che non entravo nella pista ciclabile di Bagnacavallo. Lo so che per voi magari non vi dirà niente questa pista ciclabile, questo pezzo di asfalto con gli alberi di fianco, ma non venirci da 2 mesi è una roba folle, folle. Oggi è il 4 maggio, possiamo andare a fare attività fisica e motoria all'aperto e oggi sto andando a camminare. Allora, spero che voi oggi possiate andare a fare una bella camminata in collina, in montagna. Io ho le colline, la Vena del Gesso Romagnola, circa 20 minuti di macchina, mezz'ora di macchina da casa mia, per cui ho deciso di andare in realtà a fare una grande camminata, cioè attività fisica motore all'aperto, nella campagna romagnola. Cercherò di fare circa 30 km e poi magari nei prossimi giorni con calma andrò anche in collina. Per oggi non volevo rovinare un'attesa così lunga prendendo la macchina e dovendo andare da qualche parte in macchina. Quindi oggi verrete con me nella campagna romagnola. Andiamo! È successo un guaio. Ho perso il cavalletto rosso con cui faccio le riprese e lo tenevo attaccato allo zaino. Mi deve essere scivolato mentre cercavo di prendere una cosa senza togliermi lo zaino e quindi adesso mi tocca di tornare indietro. Eccolo qua, esattamente nel punto in cui mi ero fermato perché ho un secondo problema. Eccolo qui, piccolo maledetto. Il secondo problema è che non sono più abituato ad indossare queste scarpe e una cosa che mi veniva a volte è tornata, principalmente perché ho questa parte qui un po' delicatina. Oh yes! Oh nice! Che cazzo è sta roba? Sto sanguinando come un porco! Maledizione! Non so più camminare. Giura, davvero. Non è il video che mi aspettavo di fare. Mi aspettavo magari di avere qualche problema verso il 20° chilometro sul fiume. Sono di fianco a un mulino. Porca! Pensavo di fare qualcosa di epico col tramonto sul fiume mentre cerco in tutti i modi di arrivarmi a casa perché non ce la faccio più. Mentre invece mi sono segati i garretti dopo 4 km. Questo principalmente perché non indosso le scarpe della Sportivo Ultra Raptor da 2 mesi. E quando cammino con tequila andiamo abbastanza piano e uso delle New Balance, diciamo così, da città, che sono un filino più comode sul tallone. Quindi, niente, adesso mi torno a casa, mi medico e domani vedrò di andare a fare qualche altro giro, da qualche altra parte, oppure ci riprovo. Cosa ci ha insegnato la giornata di oggi? Almeno a me ha insegnato che i miei piedi, se 2 mesi fa riuscivano a fare 45 km nel deserto senza problemi, ora ne riescono a fare 8 iniziando a sanguinare. Quindi direi che c'è parecchio da lavorare, quindi probabilmente adesso andrò a farmi un giro in bici perché ho troppa energia, cioè le gambe a livello muscolare c'è una porca troia, c'è un'energia incredibile. Quindi è andata così, raga, non so più camminare, che devo dirvi? E il bello è che adesso che sono quasi tornato a casa non mi fanno più male. Maledizione. Bene, sono arrivato a casa, mi sono tolto il calzino e la situazione è non è il top, quindi questo contenuto extra lo lasciamo soltanto a quelli che non sono impressionabili perché c'è un notevole quantitativo di sangue. E voilà, questo è il risultato di un garretto lacerato che sanguina. Vediamo l'altro piede, ho lasciato anche delle macchie di sangue in giro. Oh no, vediamo com'è l'altro garretto. L'altro garretto risulta solo un po' tagliato, bene. Ti ricordi come si fanno i video? Allora, dato che non volevo far finire il video così con una sconfitta clamorosa, ne approfitto per insegnarvi come medicare uno di questi infortuni, una di queste lacerazioni, che è anche il metodo che utilizzo per le vesciche, quindi è il mio metodo universale. Allora, abbiamo bisogno dell'Eucotape.
Il Leukotape K praticamente è il nastro, quello elastico che si utilizza per fare i bendaggi muscolari, tipo da mettere così nel ginocchio, ed è secondo me l'unico nastro che tiene botta sulla pelle, soprattutto sui piedi, perché il problema è che i piedi sudano tanto e quindi è un casino e tutti gli altri nastri mi si sono staccati. Poi abbiamo bisogno della garzina sterile. Abbiamo bisogno della garza sterile. Il punto è che chiaramente adesso garza sterile, perché alla fine quando andiamo a fare trekking le mani devono essere pulite. Chiaramente le mani non saranno pulite, la garza se la riutilizziamo non sarà sterile. Io di solito la apro così, ne prendo un pezzettino. Ok, vabbè, adesso ne posso prendere anche un pezzettino un po' più piccolo, così ne risparmiamo un po' di garzina. Prendiamo un pezzettino di garza e mi sistemo per sistemare la questione qua, che è un po' bruttina. Di solito riesco a piego la garza, puoi anche andare più stretta, fai quel cazzo che vuoi. Vabbè, però non inquadrare la cosa qui che è brutta. Allora, di solito la piego a metà, in modo tale da avere un modo per comparare la grandezza del pezzo di Leukotape che devo prendere. Quindi taglio il Leukotape. E qui ci sono due scuole di pensiero, secondo me. Cioè, quella di togliere la garzina così, incollare questo. Il problema è che queste cose qui di solito le fai in dei punti del piede un po' scrausi, nel senso... Io non riesco, forse si appoggia perché è un po' insanguinato. Ok, nel caso non fosse un po' insanguinato, la cosa migliore da fare sarebbe quella di prendere questo, prendere il cosino ripiegato, metterglielo sopra e poi dopo attaccarlo. Ma io semplicemente adesso lo attacco così. Questo qui, essendo elastico, ha già successo un casino perché si è fatta una... Oh no! Ho fatto un guaio. Ok, ho rimediato. Essendo elastico posso tirarlo e niente, così fa più presa. Questo qui non se ne dovrebbe andare. L'ho messo malissimo, ho fatto una roba schifosissima. Nell'altro piede adesso lo faremo meglio, perché mi sa che adesso tornerò un po' a camminare. Perché non mi sento a mio agio ad aver camminato così poco oggi. Quindi sempre il solito pezzettino di Leukotape. Adesso userò l'altra tecnica, che è quella del prima incollo e poi metto. Bisogna stare attenti a non fare dei come si dice, delle crestine. Bisogna stare attenti a non... Come faccio? Faccio così. Aiuto. Ecco. Tac. Adesso si vede bene. E così mi sono sistemato i miei garretti, che non so in italiano come si dicano, ma in romagnolo mi sa che si dice garretti. Come si dicono in italiano? La parte del tendine d'Achille, la pelle sul tendine d'Achille. Bene, okay. abbiamo sistemato i miei garretti, ora sono operativi, posso tornare a camminare, devo fare una passeggiatina fino al tallone? No. Il tallone è questo? Mm. O il calcagno? Boh, non lo so. Bene, sono di ritorno dal parco vicino a casa mia. I garretti stanno bene, la fasciatura barra medicazione funziona bene. Sono venuto a fare un po' di scouting per vedere, dato che tutti i giochi per bambini e tutte le strutture sono chiuse, se c'è un albero dove poter attaccare gli anelli, perché sarebbe molto interessante potermi riprendere ad allenare con gli anelli. Spero di aver attirato tutta la sfiga di questo 4 maggio su di me e che a voi sia andata decisamente meglio. Mi dispiacerebbe sapere che vi sono venute vesciche robe varie, ma se volete condividere i vostri acciacchi scrivetelo nei commenti. Com'è andato questo 4 maggio, questa prima camminata dopo 2 mesi? Cioè, in realtà sto benissimo, se avessi avuto il Leukotape dietro sarei potuto andare avanti senza problemi, dato che questo qui è una ferita, un infortunio che mi capita ciclicamente quando ho i piedi che non sono molto abituati a camminare. Ammetto che è stato strano oggi riprendere a camminare, è stato strano che tutto sia andato completamente al contrario di quello che volevo che andasse, però sono contento lo stesso, perché domani potrò riprovare a fare il trekking campagnolo che volevo fare oggi. Ci vediamo con un altro video, ciao!
We'll be right back.